Si colloca sul versante occidentale del Salento meridionale e rientra nell'Unione Ionica Salentina insieme ai comuni di Alliste, Melissano, Racale e Taviano. La città conta più di 11.000 abitanti e la sua economia negli ultimi anni si è sviluppata nel terziario, in particolar modo nell'offerta di servizi bancari, assicurativi e commerciali. Il centro abitato matinese si estende sulle propaggini delle serre salentine sud-occidentali, dove si erge il colle di Sant'Eleuterio, tra i promontori più alti della provincia di Lecce. Intorno all'abitato si sviluppano i vasti fondi coltivati a vite e a olive, testimonianza della fertilità di questa terra e della sua tradizione agricola, ancora oggi radicata nella produzione di olio e vino di alta qualità. Nel centro storico è possibile ammirare gli antichi frantoi ipogei scavati nella roccia calcarea. Per lunghi secoli l'olivicoltura ha segnato l'economia di Matino, legata particolarmente alla realizzazione e alla vendita dell'olio. Ricchi di fascino antico, i frantoi al loro interno conservano ancora le attrezzature per la spremitura delle olive, utilizzate nei secoli dalle braccia possenti dei trappitari, gli operai addetti all'utilizzo dei torchi, guidati dal nachiro. La città antica si sviluppa agli occhi dei visitatori come una gemma preziosa, intagliata dalle caratteristiche stradine e dai deliziosi terrazzamenti, che si inerpicano tra salite e discese, su affacci di paesaggi suggestivi. Il ricco patrimonio storico-artistico di Matino si coniuga all'attenzione delle politiche di valorizzazione e promozione della bellezza dei luoghi, dove la vocazione turistica-culturale convive con la sensibilità della tradizione ospitale, tipica delle genti del Salento meridionale. Il centro storico di Matino è uno scrigno di deliziose bellezze, incastonate in un paesaggio urbano unico nel suo genere. Il profondo orizzonte si fonde con la calce antica dei caseggiati ed è un digradare di luci e colori che si spezzano in pittoreschi vicoli tortuosi, tappezzati dal tipico candore delle pietre di Puglia. Passeggiando per le stradine matinesi è facile imbattersi nelle tipiche architetture salentine, tra le quali risaltano notevoli esempi di case a corte e di caratteristici mignani, realizzati un tempo per impreziosire gli edifici cittadini. La parte più antica del borgo insiste su Piazza San Giorgio, dove sorgono i simboli rappresentativi della vita religiosa del paese e dell'antico retaggio feudale, per secoli rappresentato dai marchesi del Tufo. La facciata principale del palazzo marchesale domina l'intero scorcio architettonico. Sono forti i richiami alle modifiche strutturali e decorative,
apportate all'edificio nel corso del tempo. Tuttavia il 500 e il 700 convivono in una raffinata sobrietà che lega le antiche scolpiture della loggia al grande portale d'ingresso, risalente invece agli inizi del XVIII secolo. Gli spazi interni, ampi e monumentali, richiamano le grandezze del casato dei Del Tufo, che qui a Matino ha prosperato per tutto l'Evo moderno. Gli affreschi fanno eco anche nelle scuderie del palazzo. I lati dell'ambiente accolgono le mangiatoie dei cavalli e ogni incavo è decorato da cartigli e ornamenti dal richiamo antiquario. Oggi l'edificio è stato promosso a contenitore culturale della comunità matinese, incentrato alla valorizzazione delle discipline artistiche. Infatti, di pertinenza comunale è il MACMA, ovvero il Museo d'Arte Contemporanea di Matino, allestito nelle sale del Palazzo Marchesale. Il museo rappresenta una delle principali raccolte della poesia verbo-visiva e custodisce anche una sala che svela la magia della microscrittura. Importante è l'ala del museo dedicata al talentuoso artista matinese Luigi Gabrieli, per tanti anni dirigente dell'Istituto Statale d'Arte di Parabita e innovatore dei sistemi didattici nel campo delle arti visive. Della piazza principale del paese sorge la chiesa parrocchiale di San Giorgio, protettore di Matino. In cima al portale si colloca la statua del santo titolare, mentre ai lati troneggiano due affreschi di devozione mariana, l'Immacolata e la Madonna del Carmine. L'interno si apre in una pianta a croce latina e per tutto il perimetro si stagliano le cappelle e gli altari laterali, decorati e arricchiti da preziosi stucchi e pigmenti. Le forme architettoniche vanno a richiamare il Settecento salentino, quando l'edificio venne ricostruito da Tommaso Pasquale Margoleo, originario di Martano. Nei pressi dell'Arco della Pietà sorge l'omonima chiesa confraternale, retta per oltre un secolo dal pio sodalizio della Beatissima Vergine del Suffragio. L'edificio, come recita il cartiglio spiegato sul portale, venne ricostruito nel 1716 e il suo interno conserva pregiati affreschi, realizzati nell'abside da Bernardino Greco. Matino ha ospitato un importante convento dei padri predicatori. Con la soppressione napoleonica e la dispersione della comunità dei frati, buona parte dell'edificio è stato adibito a casa comunale, lavori che hanno comportato significative modifiche strutturali. All'interno si individuano ancora le arcate dell'antico chiostro e di particolare bellezza sono gli affreschi d'inizio Settecento, realizzati dal celebre pittore Bernardino Greco da Copertino. Le scene richiamano i santi della devozione dei frati domenicani, che qui a Matino hanno animato la vita religiosa sino agli inizi dell'Ottocento. A
annessa all'antico convento dei Domenicani, è la Chiesa del Rosario, conosciuta anche come Chiesa della Madonna del Soccorso. Importante è la facciata settecentesca dell'edificio, recante le tipiche decorazioni rocaille. La Chiesa del Crocefisso è posizionata lungo la strada che conduce a Casarano. Alla fine del 600 dovrebbero risalire i lavori di completamento dell'edificio. La chiesa è stata riaperta al culto nel corso del Novecento ed è possibile ammirare al suo interno diverse tele appartenenti all'epoca del barocco. Il santuario dell'Addolorata fu completato nella metà del Settecento grazie all'interessamento di devoti matinesi e della confraternita dei Sette Dolori. La chiesa ha subito importanti modifiche strutturali, ma l'interno conserva ancora notevoli apparati decorativi ed un pregiato organo a canne. La chiesa del Carmine è situata in cima all'abitato. La parte più antica dell'edificio risale agli inizi del 600, sebbene la facciata sia stata realizzata in tempi recenti, secondo i canoni del revival medievale. Il territorio di Matino conserva un notevole patrimonio storico-rupestre di grande importanza archeologica. La presenza dell'uomo in queste zone si attesta già dai tempi più antichi, come dimostrano i reperti individuati all'interno della grotta di Sant'Ermete, posizionata nella periferia meridionale dell'abitato matinese. Durante una campagna di scavi, nella grotta e nelle campagne intorno ad essa, sono state rinvenute importanti emergenze archeologiche, alcune associabili alle comunità neandertaliane. L'invaso fu utilizzato come luogo di culto nel periodo del dominio bizantino, come documentavano i segni di affreschi sulle pareti della grotta, oggi andati purtroppo perduti. Sempre al contesto della tradizione culturale italo-greca si inserisce la grotta di Sant'Eleuterio, posizionata sui declivi dell'omonimo colle. Secondo alcune ipotesi storiche, l'ipogeo si collocava all'interno di un antico complesso monastico bizantino, risalente al X secolo, costituito dalla presenza di una chiesa, dai dormitori dei religiosi e dalle fosse per la raccolta dei frumenti. Dal colle di Sant'Eleuterio si gode di una vista incantevole ed è facile smarrirsi nei colori e nei suoni di questa campagna antica, dove si fanno forti i richiami al passato bizantino della terra salentina. Campagne di Matino riservano ai visitatori piacevoli sorprese. Ne è esempio il Giardino Minno, situato in Contrada Pergola, un tempo possedimento dei Marchesi del Tufo, signori del luogo. È caratteristico il portale monumentale arricchito dalle decorazioni in bugnato e risalente al Settecento.
Il portale era affiancato da un'antica chiesa trasformata dai Del Tufo in una delle tante residenze di campagna. All'interno dello spazio recintato sono ancora visibili alcuni elementi decorativi tipici dei giardini nobiliari, come alcune ghiere di pozzi realizzate nel secolo XVIII. Legato sempre alla storia feudale di Matino è il giardino Lazzarello, posizionato nell'omonima contrada. La struttura appartenne ad Ascanio del Tufo e alla sua consorte Beatrice Pignatelli, fatta realizzare nel 1725. Un tempo qui sorgeva un casino, utilizzato dai feudatari per trascorrere in piena serenità i momenti dell'ozio letterario, godendo della frescura della campagna e dei piacevoli scorci paesaggistici. La campagna di Matino è ricca di deliziose suggestioni ed è facile cogliere la bellezza dei luoghi che richiamano la spontaneità e la freschezza di un Salento antico e genuino.